Che pena, manco ce la faccio più a sfogarmi, che pena, finisce così, 2-0 per la Samp contro la Roma, che pena, meno male che mancano 4 giornate alla fine del campionato ormai, questa è la situazione del campionato, stagione fallimentare su ogni obiettivo stagionale, Europa League fallimento, Coppa Italia non ne parliamo, è campionato, siamo settimi, a più 2 sul Sassuolo che potrebbe superarci, arrivare ottavi, quindi la Roma, noi non potremo manco fare una competizione europea l'anno prossimo, veramente una desolazione ragazzi, non ce la faccio più a incazzarmi, mi sta passando veramente la voglia di incazzarmi contro la Roma, i giocatori sono messi male in campo, io oggi vedendo le partite ho visto la Juve con l'Udinese, ho visto il Napoli e anche l'Atalanta col Sassuolo a spezzoni, cioè se tu vedi quelle squadre rispetto alla Roma vedi che la Roma è malata come squadra. La Roma è malata, è una squadra che non ha idee, è una squadra che non ha un'idea di gioco, non ha un gioco perché non sa difendere. La Roma ha preso 100 gol in 2 anni con Fonseca e io ma è inutile che lo dico, io lo sto dicendo da quando abbiamo perso con lo Spezia, volevo il suo esonero ad oggi, qualsiasi allenatore. Eri lì in zona Champions perché stiamo rischiando di chiudere a meno 20 dalla Lazio. È un fallimento totale e non me la prendo ormai con Fonseca perché Fonseca per me è il numero uno dei problemi della Roma. Però me la prendo con la società perché dovevo essere cacciato prima, non ce la faccio più a incazzarmi. Ti analizziamo la partita oggi, la Roma gioca bene i primi 20 minuti, poi scompare e la Samp merita di vincere, passa in vantaggio su un errore di Fuzzato e Kumbulla scivola, comunque c'è un errore, la Roma entra nel secondo tempo come alla fine del primo tempo, loro segnano poi il 2-0 con Yankto, difesa della Roma in bambola, Jacopo sbaglia un rigore ma comunque il danno è fatto, i giocatori non ci stanno con la capoccia, hanno mollato, rischiamo di finire ottavi. Ed è una stagione fallimentare perché ad oggi penso sia la stagione peggiore degli ultimi 10 anni, peggio dell'annata di Di Francesco, perché la Roma sta perdendo, perde male, due gol presi oggi, 3 col Cagliari, 3 col Torino. Poi a Parma col Benevento, cioè tu bastava che vincevi queste partite, eri lì. Il cambio andava fatta prima, mi sono rotto le palle, ho tanto ormai la stagione, mancano 4 partite, è finita, spero almeno di entrare nel settimo posto, cioè a me mi tocca sperare di entrare in conference, perché a me so che la conference non vale nulla perché è la terza competizione UEFA, però io più vedo la Roma e più mi piace, cioè è sempre una competizione e andrebbe anche in un anno, ma comunque ormai la stagione è questa qui. Nulla da dire, cioè oggi hanno giocato tutti male, Mkhitaryan è il fantasma di se stesso, Villar ha paura di giocare il pallone, Smalling non è più quello dell'anno scorso, ma avvia infortuni, rientra da poco, la difesa non va, l'unico che ci ha messo qualcosa Mancini, Fuzzato non è un portiere perché è una sedia, Kumbulla stessa cosa, disorientato, non sa dove andare, è rientrato da poco, Cristante non sappiamo in che ruolo gioca, una volta fa il centrale, una volta fa il trequartista, una volta fa il centrocampista, non si capisce nulla, Dzeko l'unico che rema davanti ma comunque non giochi e non fai. Cioè, ormai Dzeko ha fatto il suo tempo, Borja Mayoral per me ha giocato discreto in un modo dignitoso. E la cosa che mi fa girare il cazzo, e io lo dico ancora, che questo allenatore non è buono, è l'ultima cosa che dico, stai perdendo 2-0, leva Mayoral per mettermi Pastore. Dai, raga, buonasera, buonanotte, dai.